Ammazza che caldo! Qualche giorno fa c'è stato il Medimex a Taranto. E te lo meglio racconto c'è stato. Noi l'abbiamo vista così. Nel frattempo, io sono già in vacanza. Ecco com'è andata. Eccolo lì, è Beppe Vessicchio, che ovviamente sta per, non si vede bene, si vede lì, ve lo assicuro, riusciremo a incontrarlo, ci porterà a Sanremo, lo scopriremo. Eccolo, è lì, guardatelo, guardatelo, è lui, è lui. Eccolo. Sta mangiando, cioè voleva mangiare, ma guardate, gli romperò le palle mentre mangia, oppure dopo. Ok, sembriamo quelli di Propaganda Live, solo che uno non è comunista, cioè nessuno è comunista e non abbiamo né la barba e pochissimi capelli. Vabbè, uno non ha capelli, io ce ne ho. Stiamo andando alla seconda lezione di tecnici ingegneri del suono, abbiamo un ingegnere ma non del suono. Già ieri abbiamo tentato di capirci qualcosa, io pensavo che ti spiegassero un po' come si attaccassero i cavi, invece cosa difficilissima, non mi ricordo neanche bene, però ho capito che si può mixare sia con le cuffie che con le casse, questo l'ho capito. Adesso oggi parleremo di mastering, che non sono le norme, cioè i metodi per riuscire a masterizzare i CD in maniera illegalmente, ma per farlo in maniera legale. Wow, entriamo dentro un ascensore, sempre col Babbo Pipa dietro di noi. Vi faremo sapere, intanto abbiamo lasciato il signor Vessicchi e il maestro a mangiare, ci siamo vergognati, ma forse riusciremo a incontrarlo. Ecco, se no stanno venendo, arrivano anche altri ospiti, stasera ci sono mega concerti alla grande. Che dire, il corso di mastering è finito, non era un corso di mastering, era di produzione, quindi capirai. Adesso invece stiamo andando verso la zona Peripato, infatti c'è la zona della villa Peripato, cioè andremo proprio in villa. Ci sarà sicuramente il concerto di James Enese stasera, quindi i sassofoni. Lì ci sarà una lezione di musica. Ci diranno di che cosa si facevano a Woodstock. Stu Claxon. E niente, io ho capito che mi devo vendere la mia Caddy per un microfono. E Shikato e Keri, e così prendiamo il treno. Siamo arrivati. Ovviamente c'è chi nel 68 c'è rimasto ancora. Vabbè, lui è avantissimo, lui nel 2068. Mazza. Varie bancarelle di chi non vuole lavorare. Thank you.
cuffia, qui ascolto. Wow. Ci ascolterà qualcuno. Ecco, il pop, i generi musicali, la trap non c'è. Non so che è finito questo lavoro, le sorti strane. Bene, assolutamente sì. Insomma, i Mad Max, passiamo avanti a tutti, e lì c'è il palco. Wow. Allora, penso che la lezione sia lì avanti. Cioè, sento qualcuno che parla, ma cosa stai dicendo? Qua si vendono chitarre? Ma forse una chitarra così la potrei suonare anch'io. Ma appunto, pensate che un ragazzo di 18 anni che viveva la sua vita normale andando all'università, studiando o facendo poco e altro con i suoi amici, una mattina si trovava una cartolina che ti diceva domani mattina ti devi presentare Andremo. Andare negli Stati Uniti, rispetto anche a come noi oggi possiamo vagamente parliamo di droghe. Questi elementi tutti insieme creavano una situazione appunto abbastanza confusa. Il festival diciamo che è il 50% più o meno, forse viaggio, forse di più. Andiamo a sentire però appunto la canzone che in qualche modo celebra questo. Si chiama Volunteers, ovvero i Jefferson Airplane chiedono volontari per la rivoluzione in America. E la rivoluzione domani. A noi ci fanno passare avanti, noi siamo raccomandati. Ma i posti sono riservati, che si possono mettere su questa poltrona. Per la signora il posto è avanti, se così. Per lei il signore è sicuro si deve. Ragazzi. Sì, vabbè. Allora io mi metterei con la sedia da tenta a fianco a quella sedia, quindi la sua sedia è due. Perfetto. Certo. Va bene così? Sì, ok. Li abbiamo corrotti. Anche qua, ecco, sì, ok, ok. Più altro per una questione di sicurezza. Il Mad Max di Taranto. Of the day, you're sad because you're on your own. I tell me when you say no more. Oh, I can live with my friend. I got the bottle in the way. Everybody got the love I made. Ecco il sound check, quello che non faccio io. Gen senese alza sotto. Uè, un po' come sta? Siamo mangiato qualcosa al ristorante che stanno anche all'università. Io ancora non ho smesso di parlare. Non ci posso parlare? No. Quando si suona non si parla. Voglio il cambio. La musica è come il film di Tucco. Cioè, dove c'è Tucco, c'è il buono, il brutto e il cattivo. Dove sta Clint Eastwood. Cioè, quando si spara non si parla e quando si suona pure. Ecco, invece non si parla. In casa si passa dai fanghi di Woodstock ai fanghi della Villa Peripata di Taranto. Siamo sicuri che non sia tabacco? O c'è, che sia solo tabacco?
Io dubito. Wow. Passiamo da un posto privilegiato. Sì, sterrato. Noi abbiamo le quattro ruote motrici. Il mio padre che tira la carretta, però. I fanghi. Un palco. Senza freni. Il lungomare di Taranto. Il ponte girevole. E lì c'è un autocar con un altoparlante. Altro che Medimex, altro che Woodstock. Taranto Corse. Sì, la banda del castello. Non lo so, allora quella comunque è un evento singolare, una caldaia. Wow! La precedenza a destra. Arrabbiare il babbo ora, eh? Se mi butto giù cade sulla nave, cioè sulla barca, che nave. I lucchetti ovviamente si sono lasciati dopo, c'è chi li ha già rotti. L'avranno visto troppi film. Okay, siamo alla terza giornata del Medimex di Taranto. Ovviamente siamo in ritardo, ma noi continuiamo con calma. Il beige già ce l'abbiamo. Andremo a seguire un corso di vocal coach con Carolina Bubico, che a quanto pare sembra essere stata una avere stretti contatti con Beppe Vessicchio. Ovviamente è lui il tipo che stiamo cercando, ma magari anche lei ci potrà fornire qualche passaggio migliore verso la strada di Sanremo, il palco di Sanremo. Ovviamente io non so cantare, mi sono portato l'armonica e durante il viaggio ho anche fatto qualche test, perché oggi a quanto pare ci sarà Piero Pelù, da non confondere con Ligabue, cosa che io da piccolo facevo. Regina di cuori, e lui. Ah, tra l'altro quando parlava del mio corpo che cambia, io pensavo si parlasse dei Pokémon. Nella forma e nel colore, in trasformazione, Charmander, e lui. Quindi è questo. E quindi mi sono un po' esercitato con l'armonica, perché la mia proposta sarà, se riuscirò a trovarlo, tra l'altro vedete cosa per i disabili e c'è una bella striscia, ma noi la superiamo. E quindi mi sono portato l'armonica perché gli chiederò di suonare, se sarà possibile, se lo riesco a beccare, dirò: vuoi produrmi? E così magari facciamo un bel duo. Ettore Amelio Racconto, Piero Pelù sul palco di Sanremo. Let's rock! Ci sono i cristalli che più a volte la voce, quindi questo anche, diciamo, vi darà un segnale, perché ho sempre cantato e suonato. Questa cosa ovviamente mi ha restituito una percezione della voce come uno strumento vero e proprio. Ovviamente dipende da voi. Perché uno può anche cantare e accompagnarsi, come tantissime persone fanno, e non collegare le due cose, possono essere sconnesse. Allora, siamo di ritorno da due giornate di Medimex.
non abbiamo né incontrato Piero Pelù né il maestro Beppo Vesicchio. Piero Pelù avremmo anche potuto incontrarlo perché ci avevano dato la possibilità di farlo, ma poi è incominciato un festival di luoghi comuni, mi sono rotto le palle di aspettarlo. Fa caldo, ritorniamo al corso di tecnici, del suono. Tra l'altro questo è stato figo perché ho potuto avere la possibilità di ascoltare e sentire e scambiarmi le mail di un tipo bravissimo che praticamente, poi ho capito che era il produttore di Muse, giusto per dire, e che ho intenzione di, già gliel'ho detto, mi ha dato la sua mail e ho detto, gli ho detto, questo è il mio progetto, te lo mando, poi se ti piace me lo fai sapere, facciamo 50-50, quindi è un tipo tosto, però tra l'altro sto per cadere tutto il telefono, ok, e quindi sulle note di questo blues un poco malinconico ma di Chicago che si è fermato, lo facciamo ripartire e non riparte, ma riparte. Vediamo un po'. Beh, tentiamo di suonare. Aspettiamo che cade. Cade tutto. Beh, vabbè, dai. Vedete così. Medimex.